manifestazione felice, anche azzeccata, complimenti al sindaco Pirovano per questa idea. E per i commenti, guardi, io sono amareggiato di una sinistra che rinnega tutto quello che di buono ha nella sua storia. Oggi ha voluto rinnegare persino la meravigliosa sintonia che ci fu fra il movimento partigiano e gli alleati, gli americani. Cioè, non si può continuare per odio ideologico, per faziosità, in questo caso temo anche per ignoranza, rinnegare le pagine belle del nostro popolo, ivi compreso le pagine belle della sinistra di questo popolo. Il 25 aprile è stata una giornata di festa, di gioia, guardavamo al futuro insieme, italiani ritornati liberi e americani e inglesi che ci avevano liberato, fu questo. Oggi Pirovano ha ripetuto un piccolo tassello di quel meraviglioso mosaico che fu il 25 aprile in Italia. E quindi ero amareggiato del fatto che qualcuno la volesse contestare, quando poi lo fanno con le bandiere di Cuba in nome della libertà. Il sorriso prevale proprio sull'indignazione e sullo sgomento per tanta ignoranza. And he wanted to say how you feel about the opportunity to be in Italy for a certain period. How do you, if you appreciate this opportunity? Yes, it's a very wonderful opportunity. Allora, abbiamo chiesto se ha apprezzato l'opportunità di stare in Italia per un certo periodo e ha detto che è molto contento di averla avuto questa opportunità. Grande manifestazione, grandi contrasti. Soddisfatto, deluso? Sono soddisfattissimo soprattutto dei piccoli contrasti che hanno messo un po' di pepe su questa manifestazione che è già stata molto allegra e vispa. Credo che i nostri amici abbiano capito molto poco di oggi. Non hanno perso l'ennesima occasione per starsene zitti e evitare magre figure. Credo che sia questo. La gente è stata soddisfatta, è stata una festa, più di 1000 persone secondo l'Arma dei Carabinieri. È un grande successo perché di solito a questa manifestazione negli anni passati c'erano 30-40 reduci che purtroppo ogni anno diminuiscono, con cerimonie tristissime di commemorazione, unicamente di commemorazione. Quest'anno abbiamo fatto sia la commemorazione, la parte ufficiale, che la festa, che è stata molto gradita dai cittadini. Quindi sicuramente la ripeteremo e l'anno prossimo sarà ancora più grandiosa.